Il Nagata II è un punto di svolta in tutte queste, nello sviluppo di queste culture. C'è proprio un aumento di passo, se vogliamo, nello sviluppo culturale. Il Nagata II è davvero il momento in cui l'Alto Egitto comincia a espandersi sul Basso Egitto, queste culture di Madi, di Muto che continuano. Non ne parlo perché ne potrei parlare, ma è difficile parlarne perché esistono, dal punto di vista figurativo, dal punto di vista delle immagini, mancano, però hanno delle, soprattutto la ceramica che di, le differenzia Nagata, Nagata da Buto Madi, la cultura di Buto Madi. All'inizio, nel Nagata primo, Buto Madi sono tecnologicamente più avanzate del Nagata perché hanno la possibilità di lavorare strumenti in rame e per il periodo del predinastico il rame non dovevano andarselo a cercare a Cipro, ma avevano ancora attive le miniere nel Sinai, per cui non prevede dei commerci a lungo raggio, non prevede una difficoltà a procurarsi. Poi queste vengono esaurite durante le prime dinastie, le miniere del Sinai. E da quel momento in poi il rame bisogna andarlo a prendere a Cipro. Il Nagata II è, come periodo, è caratterizzato sempre da queste, dai vasi a bocca nera. Sono una costante per tutti il periodo Nagata I e Nagata II, hanno come costante queste vasi a bocca nera. Se vogliamo, la tecnica di fare questa, di utilizzare questa ricottura del vaso immergendo la bocca nelle ceneri, per cui cuocendolo in assenza di anidride carbonica, viene migliorata, c'è una maggiore differenziazione, ma questo è quasi naturale. Sono secoli e secoli che fanno questa ceramica, per cui che l'abbiano migliorato. Va quasi da sé. Ci sono anche questi tipi di ceramica che sono sempre a bocca nera, ma sono prevedono una ingobbiatura. L'ingobbiatura è qui dove c'è sarebbe una steccatura. L'ingobbiatura si ottiene steccando, passando, lisciando la superficie del vaso con uno stecco. Quando viene cotto, questa steccatura dà un effetto di lucente al vaso. Questo vaso, per il colore nero, è stato tutto cotto all'interno della brace, delle braci, ma qui è stato ricotto una seconda volta con una steccatura che ha dato questo elemento decorativo voluto e molto fatto in maniera molto cosciente. Questo viene da Qiu, che è un'altra delle località dell'Alto Egitto, non troppo distante da Nagana. Per cui la ceramica cambia, ma si trova soprattutto questa, inizia questa lavorazione della selce. Raggiunge, si evolve con il Badariano. Si era già riusciti a fare i bifacciali, a lavorare sulle due facce la pietra, ma qui abbiamo questo coltello Pitt Rivers, che sarebbe stato il proprietario, è uno di questi esempi. Ha questa lavorazione estremamente accurata della selce e si vede come quasi come se fosse una macchina il realizzatore di questo coltello, perché ha dato delle scheggiature che sono molto identiche una all'altro, ma queste persone che facevano, che realizzavano queste opere, in fin dei conti erano quasi delle macchine, perché non facevano altro che tutti i giorni rifare gli stessi gesti, tutti i giorni rifare gli stessi gesti, e raggiungevano per cui una perfezione che era data dall'esperienza notevole. Comunque, iniziano anche si sono stati ritrovati anche questi coltelli, che sono dei coltelli cosiddetti rituali, rituali perché hanno manici in avorio che sono decorati. La fila di animali, qui ci sono degli animali, nel Nagata primo e Nagata secondo c'è l'agricoltura.
c'è l'allevamento, ma continua la cacciagione, è un altro elemento di sostentamento importante. L'abbiamo visto proprio nel piatto del Museo Egizio di Torino. C'è la descrizione del mondo animale in questi coltelli, partendo da animali che sono domestici fino a, anche qui la descrizione avviene dal basso verso l'alto, animali domestici, che sono questi sono dei cani, di questi sono dei bovini, questi potrebbero essere dei felini, pantere, no? Capridi, e poi qui degli animali abbastanza fantastici, perché sono elefanti, comunque sembrerebbero elefanti che stanno schiacciando un serpente. Questo elemento degli elefanti che schiacciano il serpente poi si vedrà meglio anche nelle epoche successive. Eccolo qua, un altro coltello rituale di quest'epoca estremamente famoso è il coltello di Jebel el Arak. Questo si trova al Louvre ed è estremamente famoso perché ha una decorazione che prevede, vedete, anche questo è stato acquistato, Jebel el Arak sarebbe il luogo dove è trovato. Il coltello di Jebel el Arak è decorato in due parti. Da una parte c'è, nella parte che io sto descrivendo, la parte destra, c'è quella che sembra una battaglia, una guerra che si svolge sia per terra sia su via fluviale, dobbiamo pensare, perché ci sono delle imbarcazioni e al centro di questa imbarcazione sono visibili dei corpi in pose scomposte che rappresentano proprio i morti dentro l'acqua. Dall'altra parte ancora una decorazione animalistica, con quello che il signore degli animali, che è un elemento dove è stato visto anche qui delle influenze mesopotamiche. Ecco, qui vediamo una visione ravvicinata del manico. Ecco, qui stanno combattendo con queste che sono mazze, la mazza piriforme. È un tipo di mazza, ci sono due tipi di mazza nell'Antico Egitto, quella piriforme che è tipica dell'Alto Egitto, per cui questo sarebbe un alto egiziano che forse ha preso un personaggio che vive, un abitante del Basso Egitto, perché si è voluta vedere comunque in queste battaglie dei momenti di lotta, dei momenti di espansione dell'Alto Egitto ai danni delle città settentrionali. Qui ci sono le imbarcazioni che hanno stendardi, stendardi che però a noi non ci dicono niente, e i morti nel fiume sono questi personaggi con tutti i posi scomposti. Qui abbiamo appunto questa composizione in cui ci sono vari animali, un leone che si azzanna i posteriori di un bovide, e qui il signore degli animali, abbigliato in modo mesopotamico. E questa barba molto lunga e questo copricapo a decretare queste influenze mesopotamiche, anche perché il Signore degli Animali si trova molto spesso rappresentato nel mondo mesopotamico. Che ci fossero degli influssi, che ci fossero degli scambi commerciali fra Mesopotamia e Egitto, questo è dimostrato soprattutto dagli oggetti, i reperti che si trovano in Siria Palestina, che come però fu quali fosse chi fosse prioritario in questi influssi, cioè che se una cultura, la cultura egizia, la cultura mesopotamica fosse predominante rispetto all'altra, questo però è difficile se non impossibile da dire. Noi vediamo delle scene, abbiamo di fronte agli occhi alcune immagini che ci raccontano qualcosa, ma essendo estranei, essendo distanti temporalmente e geograficamente dalle persone che hanno realizzato queste opere, per noi è difficile davvero entrare e capire davvero quello che sta succedendo, a meno che non scopriamo quelle che chiamerei delle mini pietre di Rosetta, perché se noi avessimo, per esempio,
gli stendardi che ci sono qua, che sembrerebbero degli stendardi con un crescente lunare, li trovassimo in epoca storica identici, con accanto scritto quello che sono, quella sarebbe, ci permetterebbe di entrare ancora di più in questa cultura. Sul coltello di Jebel Arak ci sono studi, studi e studi. Esce uno studio quasi ogni 2 anni sul coltello di Jebel Arak, in cui viene tentata un'interpretazione, ma ogni interpretazione è fondata su ipotesi, per cui è soggetta a cambiare nello spazio di brevissimo tempo. Caratteristica del periodo Nagata II sono questi vasi. Sono vasi in ceramica che imitano però le forme dei vasi in pietra. I vasi in pietra ce ne sono tantissimi in questo periodo e si capisce che imitano i vasi in pietra non tanto per la decorazione, che la decorazione potrebbe ricordare quella di una pietra come la sienite, se vogliamo, ma sono le anse, che sono delle anse che non si distaccano molto dal corpo del vaso, dalla spada del vaso, che non hanno senso in un vaso in ceramica. In un vaso in ceramica l'anza può essere fatta molto, si attacca, per cui può essere anche molto staccata dal corpo del vaso. In un vaso in ceramica, in vaso in pietra, invece, dove c'è il bisogno di risparmiare quanto più possibile il lavoro, le anse si tendono a lasciare attaccate così, e poi nei vasi in pietra qui veniva passata una corda e venivano sollevati con la corda. Anche il bordo, il collo del vaso, che non è, protrude dal vaso ma non si distacca troppo dal vaso, indica che qui c'è l'imitazione cosciente di un vaso in pietra. Il vaso in pietra avrà avuto un certo costo, quello in ceramica un altro, e anche se doveva essere abbastanza costoso anche quello in ceramica, per cui imitazione dell'oggetto più costoso. Eccolo qua, uno di questi vasi in pietra, appunto. Questo è un vaso in breccia e le anse, come vi dicevo, imita proprio nelle forme, anche se la forma complessiva è leggermente diversa, il vaso in ceramica che abbiamo visto prima imita chiaramente questa tipologia di vasi, che se ne trovano poi tantissimi. Un'altra ceramica tipica: sparisce nel Nagata II la ceramica a figure bianche su fondo rosso, e compare invece le figure rosse, la ceramica a figure rosse su fondo bianco. Anche qua esiste una varietà di decorazioni notevole. Ci sono scene di danze, scene di cordoglio, scene di quello che anche qui sembrano cacce, ma caratteristico di questa ceramica a figure rosse sono le immagini delle imbarcazioni. Imbarcazioni che sono le sickle boat, sarebbero le imbarcazioni a falcetto, per la forma a falcetto, con una o due cabine sulla tolda, decorazioni varie. Questa, la poppa, si ritroverà identica anche in epoca storica, e degli stendardi che variano a seconda della barca. Questi sono stati, anche questi creano un problema, perché alcuni pensano che siano le onde del fiume, oppure altri i remi. Dare una risposta precisa è difficile, sembra però più che altro che vogliano rappresentare il fiume, l'acqua, perché tutte queste file di remi è difficile che ci siano in una barca di questo genere. Qua ci sono, ecco, delle illustrazioni che ci fanno vedere degli struzzi, qua invece ci sono degli erbivori, e qua poi queste ghirlande, vere e proprie ghirlande, che anche queste di difficile interpretazione. Però la cosa interessante è che la barca è un elemento che ricorre in questa ceramica a figure rosse. Ed è interessante che questo motivo decorativo sia ri stato ritrovato in vari graffiti, e ancora una volta
Questi graffiti ci danno il senso della possibilità di commerci fra l'Egitto e l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, l'ho detto la volta scorsa, si sta aprendo al mondo e cominciano gli scavi. C'è questo sito di Al-Ula che viene molto propagandato negli ultimi tempi come la nuova, la Petra dell'Arabia Saudita. E contemporaneamente a questa apertura, che è un'apertura sempre fatta a scopo turistico per attirare turisti, vengono compiuti degli scavi più o meno nella zona dove l'altra volta avevamo visto, la volta scorsa avevamo visto i ritrovamenti delle frecce, delle punte di frecce del tipo Helwan. Ci sono anche dei graffiti con queste imbarcazioni con due gabinati, per cui molto, che richiamano molto quella che abbiamo appena visto sul vaso, queste imbarcazioni a falcetto che hanno tutta una corrispondenza tipologica con altri graffiti che si trovano nello Wadi Hammamat. Questa, lo Wadi Hammamat è lo Wadi che mette in connessione il Mar Rosso con Ghena, Luxor, tutta la riva est del Nilo in questo punto, il telo di Gebelein che vedremo fra poco, le altre imbarcazioni, queste le imbarcazioni della tomba 100 di Hieracompolis, leggermente posteriore, e questo Wadi Abad che è un altro graffito. Per cui c'è questa richiamarsi delle forme delle barche, sono ci danno il senso appunto di questi commerci che dovevano implicare una traversata del Mar Rosso. Attraversare il Mar Rosso in questo punto non è molto difficile, per cui è verosimile che ci fossero davvero dei commerci tramite la riva del Nilo, Wadi Hammamat e poi l'Arabia Saudita. È verosimile che con il proseguire degli scavi su questa costa, di cui si conosce dal punto di vista archeologico molto poco, questa situazione, questo quadro di commerci e di scambi poi ideologici, perché la barca, eccola qua, questo è il graffito come si presenta di questo Wadi al-Safir, la situazione si chiarifichi ulteriormente. Tornando sulle rive del Nilo, noi abbiamo il sito di Gebelein. Il sito di Gebelein è stato scavato dal Museo Egizio di Torino, prima da Schiaparelli, brevemente, e poi dal successore Farina, che fece degli scavi estensivi facendo scoperte di estremo valore. Una di queste scoperte, una delle più antiche, sono i frammenti del cosiddetto telo di Gebelein. È un frammento di lenzuolo dipinto che era stato trovato addoppiato in una delle sepolture di Gebelein. È il più antico dipinto che noi abbiamo per l'antico Egitto. È molto frammentario e questo fa rimpiangere tutto il re, cioè quello che vediamo fa rimpiangere quanto invece è andato perduto. Ecco le imbarcazioni che avevo già menzionato, sono sempre queste imbarcazioni che ricorrono e qui i remi sono invece visibili. E vedete, anche in questo caso noi abbiamo già, è una delle caratteristiche tipiche del periodo storico dell'Egitto antico. Quando viene rappresentato un viaggio, vengono rappresentati sempre due barche, una con i rematori, una senza rematori, una qui ancora non sembra che abbiano una tecnologia per poter innalzare un albero con la vela, perché nessuna di queste barche predinastiche del Nagata II, tutte hanno i cabinati, tutte hanno gli stendardi, ma nessuna ha un albero con la vela. Però quella con il solo rematore non ha bisogno di essere spinta, per cui naviga seguendo la corrente. Quella con i rematori è per forza una barca che invece va controcorrente e dove essere molto faticoso risalire la corrente del Nilo. Questa
modo di esemplificare un viaggio è un viaggio che ha inizio da una località e a termine nella stessa località, ovvero sia va da A a B e poi da B a A. In epoca storica, questo viaggio che parte da ne abbiamo tantissime nelle tombe del Nuovo Regno a Luxor, che parte da Luxor scende seguendo la corrente, va ad Abido e poi da Abido si torna indietro. Sarebbe il pellegrinaggio che ogni egizio doveva compiere nel luogo di adorazione di Osiride, per cui si tratta di un pellegrinaggio. È verosimile che anche in questo caso, nel Tello di Gebelein, ci troviamo davanti a un pellegrinaggio, perché è comunque chiaro, dove vadano vadano, è comunque chiaro che la barca sono due barche, ma che potrebbe essere la stessa, una che segue la corrente e una invece che la risale. Ma appunto potrebbe essere la stessa barca. Il Tello di Gebelein è molto frammentario, ma ci sono altre scene. Un'altra di quelle più famose sono questi personaggi femminili con delle gonne molto lunghe, e alcune di queste hanno la testa, le braccia sopra la testa. Sono una accanto all'altro, si tengono per mano, altre quelle che non hanno le braccia sopra la testa, e poi c'è un elemento vegetale. Un albero, un feticcio, un qualcosa che deve essere adorato, sembra trovarsi nel mezzo a queste figure. E sono state tentate varie ricostruzioni, ma non è possibile, proprio non si riesce a ricostruirlo. E questi sono i frammenti a disposizione. Come vedete, questo non appartiene a nessun corpo. Queste neanche, cioè, qui per esempio questa potrebbe sembrare la testa di questa, ma qui ci sono due piedini che non ci sono qua. È estremamente difficile. Quello che sembra è che questi personaggi femminili stanno compiendo una danza. Questo pare abbastanza chiaro. Il fatto che alcune di esse, una, due, tre almeno, abbiano le braccia sopra la testa, potrebbero dare il senso di una danza, ma potrebbero dare anche il senso del cordoglio. In epoca storica, le mani sopra la testa sono proprio segni di cordoglio. Una scena molto bella di donne che esprimono cordoglio si trova nella pittura della tomba di Ramose sulla riva ovest di Luxor dell'epoca di Amenofi III, cioè questa bellissima scena, la scena del funerale. Al centro della scena del funerale ci sono questo gruppo di donne che sollevano le braccia proprio in segno di cordoglio. Qui alcune potrebbero esprimere cordoglio, altre però no, perché se queste per esempio si tengono chiaramente per mano, sono unite, si tengono per mano. Una statuina molto famosa è questa Dama Maria che si trova al Museo di Brooklyn. Questa è quasi incredibile che si sia conservata così bene per quanto è fragile, perché è di ceramica. Nello spirito è identica alle figure di Gebelein, perché ha il corpo che finisce in questa gonna che qui termina un po' a piolo, cioè termina come se fosse un cuneo, perché questa statuina, se termina in questo modo, doveva essere piantata per terra. Le mani, e questa è la cosa incredibile, ha una testa che è stata definita una testa a forma di uccello, perché ha una testa che sembra un falco con un becco enorme, ma anche se guardiamo le donne del Tello di Gebelein, hanno una testa stilizzata, è un pallino nero praticamente la testa delle donne di Gebelein, e queste due mani che si piegano
piegano in un gesto estremamente elegante proprio verso la testa. Danzatrice, lamentatrice, è difficile da dirsi. Mancano elementi perché sì, nella danza ci sono scene di danza dove le ragazze si portano una scena di danza famosa dove ci sono ragazze che portano le mani sopra la testa, si trova nella tomba di Kerouef, Senà, Amenofi III, sempre siamo nella riva ovest di Luxor, ci sono donne e ragazze che si portano le mani sopra la testa, però questo è il gesto del cordoglio. E non si può escludere che queste siano figure che dovevano piangere il defunto, perché il contesto è comunque vengono da contesti tombali. Passando ora a un sito che è diventato chiave per la comprensione del Nagada II, perché è stato scavato in anni recenti, per cui con una tecnologia molto più avanzata e molto più accurata rispetto a quelli che sono i siti scavati da Pitri, De Morgan, Amelineau, Monde all'inizio del XX secolo, è il sito di Adaima. Il sito di Adaima è stato scavato negli anni 90 e 2000 da una missione archeologica francese e i dati raccolti sono di notevole interesse. Innanzitutto è stata ritrovata traccia dell'abitato di Adaima e quello che si trova sul terreno sono questi che sono i buchi di Palo. Nel deserto è difficile trovarli perché i ripari sono anche quelli fatti con nel deserto si fanno i ripari con degli arbusti. Però, siccome la popolazione si sposta di frequente, no, questi arbusti non restano piantati nel terreno abbastanza a lungo da lasciare una traccia. Qui, invece, gli archeologi francesi sono riusciti a reperire tutti questi buchi di palo e, grazie alla dimensione e alla disposizione, sono anche riusciti a ricostruire l'abitazione di queste persone. La misura, vedete, sono circa 5 metri di lunghezza. Ci sono questi due pali più lunghi, eccoli qua, che costituiscono la struttura portante. Con questo palo ci deve essere un po' come una tenda canadese contemporanea, che ci sono i pali più lunghi, poi ci si mette un palo nel mezzo e si fa cadere la tenda da una parte e dall'altra. Intorno dei pali più piccoli, che dovevano essere ricoperti di frasche, di foglie, e qui, dove c'è uno spazio maggiore, uno spazio di quasi 1 metro, doveva esserci l'entrata. Forse un'entrata, ora qui è magari troppo bassa, un'entrata doppia perché c'è abbastanza spazio da uno all'altro. Comunque, questo più o meno doveva essere le abitazioni degli abitanti di Adaima. Il sito è occupato nel Nagada II con delle propaggini nel Nagada III. Sono dei ripari che si trovano tutt'oggi anche nel deserto, io ne ho visti nel deserto sudanese, non sono molto diversi da questi e servono appunto praticamente per dormirci, poi tutto il resto viene fatto all'aperto. Adaima aveva anche una necropoli, le tombe trovate sono numerosissime, ecco i vasi a bocca nera che continuano anche per il periodo del Nagada II, come abbiamo visto, e le sepolture multiple non sono un caso infrequente nel Nagada II. Ci sono anche in altre necropoli, nelle necropoli di Nagada scavati da Pitri, c'erano sepolture singole, sepolture doppie, ma anche sepolture che prevedeva 4-5 individui. La sepoltura multipla, a partire da due in su, prevede che almeno uno degli individui sia morto di morte naturale, ma che l'altro abbia seguito
abbia seguito il defunto non per cause naturali, oppure che tutte e due siano morti per un incidente, per cui allora sì, che c'è, però il caso di ci sono troppe sepolture multiple durante il periodo Nagada per pensare a così tanti incidenti. Qui noi nella tomba S11 di Al-Daima abbiamo lo scheletro di un bambino, un adolescente, l'età non è stata definita bene, con dietro alle sue spalle questo che è invece lo scheletro, uno scheletro femminile. La posizione, il posizionarsi dietro a una persona significa proteggere questa persona. Per cui, e qui non si può, o sono morti tutti e due veramente in un incidente, ma è assai verosimile che l'individuo, l'adulto, sia stato ucciso, si sia ucciso per seguire il ragazzo nella morte. Da notare anche che comunque non è un'esecuzione per un'esecuzione per qualche pena commessa, perché qua dietro la nuca del teschio della donna c'è questa che è una conchiglia, è una conchiglia molto grande, anche queste venivano utilizzate per macinare il bistro per gli occhi, per cui c'è un corredo, abbiamo un corredo di quattro vasi. L'oggetto che si trova usualmente nelle sepolture femminili, ma anche in quelle maschili, perché il trucco, ricordiamoci, era sì un fattore estetico, ma serviva anche a proteggere, perché bistrarsi gli occhi serviva per proteggersi dal riverbero solare. Per cui abbiamo una sepoltura duplice dove la madre, la nutrice, la schiava, chi lo sa, ha seguito il ragazzo nella morte. E ripeto, non è un caso infrequente questo, ritrovare queste sepolture multiple. Lo ripeto, perché poi questo è fondamentale, importantissimo per capire il fenomeno che è quello che accade nelle tombe della prima dinastia in epoca storica. Un'altra tomba, invece, una necropoli che si trova a cavallo fra il Nagada II e il Nagada III e che mostra un avanzamento sociale, culturale di estrema importanza, quel che avviene proprio in questo periodo, è la necropoli di Tarkhan, dove c'è questa tipologia di tombe, che sono tombe dove si comincia ad avere una sovrastruttura costruita in mattone crudo, qui la vediamo meglio in questa ricostruzione, dove c'è il defunto, stavolta il nord è qua, per cui è rivolto verso ovest, non sbaglio stavolta, il defunto è sepolto all'interno, e si potrebbe definire una proto-mastaba, la mastaba vera e propria la vedremo fra poco. Comunque il defunto è posizionato in modo che il viso sia rivolto verso queste due aperture che mettono in comunicazione lo spazio interno con questo che è un cortile. Nel cortile sono appoggiate tutte queste giare che sarebbero da considerare non tanto un corredo funerario, quanto piuttosto una serie di offerte lasciate al defunto. In questo periodo, proprio nel passaggio fra Nagada II e Nagada III, siamo intorno al 3300 a.C., è il momento in cui si vede con chiarezza l'idea che il defunto ha una vita ulteriore. Prima c'erano dei tentativi di rimanere in contatto col defunto, ma il dotare il defunto di una sua abitazione, il portargli delle offerte, sta a significare veramente che si sviluppa proprio in questo periodo una credenza in una vita oltremondana.